aereo, proprio adesso di passare, porca di una miseriaccia. Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Questo fruscio che sentite di sottofondo è il ventilatore che sta tipo a 30.000 perché ci sono fuori 50 gradi. Allora, ho ordinato un po' di stampi da Barbara Lotti. Vi lascio il link giù nell'info box e anche qui. E praticamente ha un negozio su Facebook. Vi faccio vedere gli stampi che acquisterò da lei, che è gentilissima. Io sempre acquisterò da lei materiale di minuteria, stampi e altre cose così, diciamo, in industriali. Adesso li fa proprio lei con la gomma siliconica e quindi quella è l'occasione migliore per acquistare appunto un po' di stampi. Allora, questa è la bustona, guardate, è bellissima, con Parigi, e poi ci è uscito anche fuori un pacchettino perché forse non c'entrava, quindi io inizierei subito da questo pacchettino e vediamo un po'. Tra l'altro è carinissimo. Allora, questa qui è la scritta Always di Harry Potter. Guardate quanto è carina. Non me l'apro perché si vede già e non vedo l'ora di provarla. Andiamo avanti e vediamo un po' che cosa c'è altro. E praticamente sono dei bicchierini, mi ricordano tanto quelli di Starbucks, però in realtà non sono proprio quelli di Starbucks, con dei fori appunto a cuore, e li amo particolarmente. Tra l'altro mi piace tantissimo il colore pastello che hanno questi stampi, perché veramente è meraviglioso. Continuiamo con l'altra busta e c'è un bel pacchetto, quindi subito ci esce il suo bigliettino da visita, appunto con questo adesivo meraviglioso con la scritta Thank You e con questo cabochon o perla, non so cosa sia, bene. E poi abbiamo appunto il nome Barbara Lotti e i suoi contatti, sia Facebook sia Instagram, e il numero di telefono per contattarla direttamente su WhatsApp o comunque sul telefonino. Vediamo subito cosa esce da questo grande pacco gigante, e abbiamo tutto incartato appunto gli stampi in questa confezione carinissima, sembra una busta di pane, è stupenda, e io come al solito sono maldestra e rovinerò e strapperò la busta, ma devo farlo altrimenti non si aprirà mai. Un'altra busta piccolina e c'è scritto qui Thank You, quindi mi sa che è un altro omaggio, e io ho paura come sempre di rompere tutto, ma forse ce la farò a salvare in questo caso lo sticker. Sì, in effetti ci riesco perché mi piace veramente tanto. E qui dentro abbiamo degli omaggini, veramente grazie Barbara non dovevi, e abbiamo dei charmo, questa è la tavoletta Ouija che sicuramente ha fatto lei con la resina, perché appunto sono fatti di resina. E sicuramente io li utilizzerò per fare degli stampi, sono fatti veramente veramente benissimo. E poi abbiamo un altro stampo molto molto carino, che è uno stampo di cucchiaini, e ho già delle idee per utilizzarli al meglio, perché posso fare qualcosa appunto per la decorazione della casa, visto che ormai siamo in tema. Andiamo avanti e veniamo veramente alla cosa più importante, cioè sono gli stampi che ho scelto, non vedo l'ora di vederli. Anche qui c'è un altro carinissimo sticker che io purtroppo devo rompere per aprirli. C'è scritto Handmade with Love, appunto sono fatti da lei. E apriamo subito questa busta e vediamo. Il primo stampo che pesco è lo stampo che di più mi ha colpito, e sono dei camei di Sailor Moon. Questi sono 4 e sono quelli delle Sailor, e poi dopo penso che ci sarà anche quello di Sailor Moon, e sono appunto, da quello che vedo, abbastanza precisi. Ovviamente poi devo provarli per testare un po' appunto come usciranno. Un altro stampo che ho preso è quello delle M&M's, e non vedevo l'ora appunto di averlo perché voglio fare tanti portachiavi di tanti colori. Poi abbiamo lo stampo di Max, veramente i colori di questi stampi sono meravigliosi. Questo è un lilla che batte un po' sul viola. Un'altra scritta Always, quindi mi sa che quell'altra era un omaggio, perché è di più, due fanno sempre comodo, meglio che sicuramente uno. Poi finalmente ho trovato lo stampo del bracciale insieme all'anello, e soprattutto spero che mi vada perché io ho il polso cicciotto e a volte non mi vanno questi bracciali, ma comunque spero almeno di venderli. Poi abbiamo lo stampo di Luna o anche Artemis, è lo stesso stampo.
Poi abbiamo un altro stampo che veramente ho adorato subito appena l'ho visto. Sono tutti charm di Sailor Moon per fare appunto delle collane, dei braccialetti o anche degli orecchini, perché hanno tutti quanti il gancetto e quindi veramente sono troppo carini. La fotocamera non voleva lavorare e non mette a fuoco oggi, ma va bene, forse perché c'era poca luce. E quindi insomma sono le spille, sono gli scettri e altre cose appunto di Sailor Moon. Ovviamente vi farò vedere tutto in un prossimo Scopriamo le creazioni, così appunto potrete vedere meglio, perché dagli stampi così non è che si capisce tantissimo le creazioni che ne verranno fuori. Poi abbiamo un altro stampo che è ecco quello che è il tuo cameo di Sailor Moon, no? Quello che mancava dagli altri quattro. Poi, ecco, questo l'ho preso esclusivamente per me praticamente, perché la spilla di Sailor Moon io ho sempre desiderato averla e finalmente ce l'ho. Anche se devo capire bene come dovrò colorarla, visto che gli smalti proprio non è che ce li ho. Comunque, vedrò. Poi abbiamo Ariel e Trilli di Peter Pan. Anche questi mi sono subito piaciuti quando ho visto gli stampi di Barbara. E infine abbiamo Alice nel Paese delle Meraviglie, che veramente anche questa adoro particolarmente. Quindi niente ragazze, questi sono tutti quanti gli stampi che ho acquistato da Barbara Lotti. Vi ricordo che vi lascio il link del suo shop nell'info box. Nel frattempo è anche tramontato il sole, quindi si vede ben poco. E io vi mando un grosso bacio come sempre. Vi ricordo, se non siete iscritti al mio canale, di iscrivermi, di lasciarmi tanti mi piace, così mi fate capire sempre che questi video vi piacciono. Ci vediamo nel prossimo video, vi ringrazio ancora Barbara Lotti, mi raccomando passate dal suo shop perché i pezzi sono veramente buoni e gli stampi anche sono di ottima fattura. Non vedo l'ora di provarli in un prossimo, spero, video con la resina. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!